Buongiorno a tutti. Siamo qua a presentare questi ragazzi, gli ultimi arrivati. Ne manca uno che sta con la nazionale ante 21 e arriverà penso domani sera. Per cui alla mia destra c'è conoscete io. Bresovizzi, io molto difficile. Alla mia sinistra Gagliardini e Piccolo. Sono giocatori che noi volevamo e l'abbiamo preso. Sono qui con voi. Se avete delle domande fatele. Diciamo come al solito che si presentano. Sì, si presentano loro, però. Sì, partiamo da lui che presenta. È il più grande di tutti ed è quello più emozionato. Che ancora non parla l'italiano, però ci abbiamo Igor. Sì, presentalo tu, eh. Io si preso Renzi, ho 28 anni, giocatore di grande successo negli ultimi stagioni a Rijeka, sicuramente per loro lì era abbastanza emozionante da una parte, dall'altra parte anche un po' difficile lasciarlo andare perché comunque ha fatto veramente farsi innamorare da tutti, soprattutto tramite il gioco, tramite il lavoro e tramite i risultati. Sicuramente la promessa di Damir era quella di dare anche possibilità a lui che ha espresso questo desiderio e questo sogno, no, di arrivare in un campionato importante. Penso che per lui è una grande occasione, ma anche per loro lì che hanno potuto dare un giocatore per farsi misurare anche nel campionato italiano. No, fargli dire due parole anche provato, ma non senso. Poi scusco, come si dice, piazza per il comando. Magari le sue prime impressioni su Spezia. Alla sera non ho capito se si ha sentito da Spezia. Fagli dire buongiorno Spezia, ciao Spezia. Io sono andato a già non se sto qui per lavorare in equipo e se ho avuto un po' di sforzo da fare un buon risultato. Forza Spezia. No, ha detto che sicuramente cercherà di prima possibile di adeguarsi, imparare sicuramente la lingua, di entrare il prima possibile nei ritmi, in generale della vita, in tutto, e cercare di fare il risultato, quello che è la cosa importante. Ecco, abbiamo visto un filmato dove salutava al pubblico, è andato sotto la curva, ma chiedigli un po' che emozioni sono state anche queste. Sì, sono i film, terzo quadrato, questo qua è emozione. Sigurno da sam ja bio iznenađen jer tako nešto doživjeti, a nisam domaći igrač ništa, sigurno da te to dirne i bio sam sretan i sigurno da je bilo jako emotivno za mene. Sicuramente ha provato una grande emozione soprattutto perché un giocatore che non è proprio del posto e cioè essere accolto così o da una parte salutato e per lui è stata una grandissima emozione. Ok. Capitano. Era tutto. Gagliardini. Nulla, io sono appunto Roberto Gagliardini, sono contentissimo appunto di essere qua a Spezia, dopo la mia seconda esperienza appunto siamo fuori da casa, fuori dall'Atalanta. Quest'anno ho fatto il ritiro appunto lì a Bergamo, però appunto ho avuto problemi di pubalgia che adesso comunque sto guarendo, diciamo. E nulla, sono felicissimo, una piazza ambiziosa, una piazza importante, una scelta solida, quindi sono molto felice. Ecco, diciamo che sei stato un portafortuna, diciamo, del Cesena l'anno scorso, sei arrivato a gennaio e li hai portati in Serie A, insomma, insieme agli altri. Certo. No, l'anno scorso è andata molto bene, ho fatto i primi 6 mesi a Bergamo dove non ho trovato molto spazio, allora abbiamo preso la decisione di andare a giocare. Cesena ha trovato subito un ambiente, una società perfetta, con un gruppo molto solido e poi sappiamo tutto com'è andata, è andata molto bene. È vero che avevi altre offerte e hai scelto Spezia?
Sì, no, ce l'avevo di alcune squadre, sempre si ripie che mi cercavano, però ho fatto le decisioni, sempre. Ecco, il tipo di giocatore, no? Ti conosciamo, insomma ti abbiamo visto a Cesena, quindi ti piace fare un po' il ruolo di centrocampista che, sia che rilancia che difende, insomma, un po' tutti e due ruoli. Il ruolo che preferisco, diciamo, è quello appunto di mezzala, poi mi è dato a qualsiasi modo, a qualsiasi ruolo, che sia davanti alla difesa, giocando a due, giocando a tre, però sì, quello che più preferisco appunto è quello, insomma. Così posso offendere, sia offendere che difendere. Quindi devi passare la parola a Felice. Che ricordo hai di quello Juventus Spezia del 10 giugno del 2007? Per me fu un incontro indimenticabile perché mi ritrovai a giocare una delle prime partite in Serie B con dietro giocatori che avevano appena vinto il Mondiale, in quel caso Buffon, Del Piero, Chiellini. Fu un'esperienza indimenticabile, riuscimmo ad agguantare il risultato alla fine. Quello è l'ultimo ricordo che mi porta alla Spezia. Ecco, ti ricordi quel picco quel giorno? Sì, assolutamente, il calore dei tifosi, Buffon dietro che diceva di tutto perché ce l'aveva contro i tifosi. E... ecco, ho passato gli ultimi 4 anni, come sapete, al Cluj e sono stati anni indimenticabili. Poi c'è stata subito l'intesa con lo Spezia, c'è stata questa possibilità e era un po' che cercavo un progetto comunque ambizioso, una società importante come questa e appena ho saputo della possibilità di venire allo Spezia ci ho pensato su due volte. Ecco, anche Champions per te, no? Insomma, cosa sì. Si prova a fare partite così importanti? Quando senti quella musichetta è un'esperienza unica. Forse in Italia l'avrei giocata alla PlayStation. Per me riuscire a giocare quelle partite è stato unico. A livello fisico, come stai? Bene, a posto. Mi sono allenato l'ultimo mese da solo con un preparatore. Ho fatto solamente allenamenti fisici. Tanto fondo, tanta corsa, però non penso ci siano problemi ad adattarmi con la palla e tutto il resto. Spero di adattarmi il prima possibile col gruppo, ma su questo vedo che è un gruppo sano, senza problemi. Erano arrivate notizie, ma non avevi iniziato l'Europa quest'estate? No, ma perché qualcuno aveva iniziato l'idea di Europa lì? No, c'è stata la possibilità di fare un contratto solamente per aiutare la squadra e iniziare in Coppa UEFA preliminare. Però sinceramente non ho accettato, volevo subito iniziare con la nuova squadra. Ecco perché si è protratta anche lui. No, stanno andando anche bene, farò sempre il tipo per loro. La domanda 2 e 3, siete probabilmente in grado di giocare in America se il mister verrà a loro in carattere oppure? Tocca al mister decidere. Quindi siamo qui perché siamo in grado. Attenzione, gli strasci, quando c'è la qualifica di proposito, io non faccio il medico, però sta bene, è l'unico che magari ha bisogno più di tempo perché lui fino a domenica ha giocato, lui si è allenato sempre, lui è partito un po' in ritardo. Lui doveva arrivare un mese fa da noi, però l'Atalanta per correttezza che stava facendo una reeducazione ha detto aspettiamo un attimo e dopo è arrivato. Io penso che al più presto già sarà pronto. Gradualmente insomma sono disponibile. Poi sempre il mister deciderà lui e le sue scelte. Una domanda al DS. Sei contento del mercato che sei riuscito a fare negli ultimi giorni, avresti voluto, a parte l'opportunità Gazzi che è un po' sfumata, poi altre situazioni, mercato chiuso oppure, visto che c'è ancora un posto, potrebbe essere occupato da uno svincolato? Ma a parte, noi siamo contenti del mercato che abbiamo fatto, siamo molto soddisfatti, si può fare sempre di più
si poteva fare di più, però insomma le dinamiche non è facile. Tutto sommato siamo contenti. Sull'aspetto del posto che ci abbiamo vuoto non vuol dire che arriverà uno, ci abbiamo un posto perché abbiamo robustito la lista B con dei giocatori tipo lui, tipo Canadian, che sono già dei titolari, però che sono giovani perché vengono, e poi ce ne abbiamo pure altri. Qui come rosa siamo completi. Dopo, sai, il calcio ti riserva pure degli imprevisti, che magari c'è un'occasione che può essere utile al gruppo, e noi non ci tireremo indietro. Questa è la situazione. Okay.